Pensate che il 24 febbraio del 1922 per la prima volta fu rappresentato l'Enrico IV di Luigi Pirandello in Italia. E dove fu rappresentato? Al Teatro Manzoni di Milano. Non era questa sala. Il Teatro Manzoni allora, che era stato costruito nel 1872 e intitolato ad Alessandro Manzoni in occasione della sua morte nel 1873, si trovava in Piazza San Fedele. Era un teatro meraviglioso, con tre ordini di palchi, un teatro con un atrio lussuoso, una meraviglia. Ahimè, quel teatro fu distrutto dai bombardamenti alleati del 13 agosto del 1943, quindi solo 7 anni dopo il Teatro Manzoni fu riedificato nel luogo attuale. 100 anni fa, quindi il 24 febbraio 1922, esattamente 100 anni dopo, quindi a febbraio del 2022, nello stesso periodo, dal 22 febbraio, riportiamo in scena al Teatro Manzoni l'Enrico IV, con la regia di Luca De Fusco e un grandissimo interprete che è Eros Pagni. Questo sodalizio del Fusco Pagni già da qualche anno ha funzionato moltissimo, i 6 personaggi in cerca d'autore, la tempesta di Shakespeare, e forse leggendo le note di regia lo stesso regista vedeva molte similitudini fra il Prospero che lei ha interpretato nella tempesta e l'Enrico IV. Tutti e due arroccati, uno su un'isola, uno in un castello. Molta solitudine, tant'è che addirittura ci si chiede se i personaggi che fanno da contorno alla commedia siano personaggi reali o magari siano solo un sogno, anzi un sogno. In realtà l'Enrico IV parte con una follia vera all'inizio e forse diventa una follia scelta dopo, però io mi fermo qua, se no lo racconto io. Approfitto del fatto, ecco, devo dire, Valerio Santoro ha avuto il grande coraggio di produrre questo spettacolo, di portarlo in scena, di proporlo al Teatro Manzoni, che ovviamente ha colto l'occasione al balzo. Anzi, Valerio si ricorda, abbiamo cercato di ricavare uno spazio, perché quando l'ho saputo la stagione era già completata. Quindi è stato un grande sforzo, lo ringrazio tantissimo. Valerio, che è amico del Teatro Manzoni da tanto tempo, è anche in scena in questo spettacolo. Ma vorrei restituire la parola al grande Eros Pagni. Tolga il grande. Ma innanzitutto in questo momento devo dire che provo una grande soddisfazione a ricalcare le tavole di un palcoscenico, cosa che mi mancava ormai da quasi 2 anni. Per quanto riguarda Enrico IV, evidentemente è un traguardo che ogni attore vorrebbe raggiungere, mi è stata data la possibilità, ma non mi piace parlare dello spettacolo, perché mi è capitato più volte, dopo una conferenza stampa, di sentire critiche di questo tipo. Sì, io ho assistito allo spettacolo che lei ha fatto stasera, però mi permetta di dirle che è tutto il contrario di quello che avete presentato alla conferenza stampa. Cara signora, dico io, purtroppo non è colpa mia, la conferenza stampa si svolge in certi termini e lo spettacolo in altri, per cui io dico Enrico IV, sì, ai posteri, l'ardua sentenza.